Signor Consigliere, devo dire che qui rischiamo anche di parlarci e di dire le stesse cose, perché credo di parlare anche a nome di Ivan, che qui è molto meglio di un capogruppo. Resto esterefatta, per le cose che ha detto scusi, ma anche il Manfreda, ma esterefatta perché il Consiglio precedente avevamo parlato chiaro, avevamo tutti quanti insieme, abbiamo visto la complessità dell'argomento, vista la complessità della gara. Io non c'ero neanche quando è stata la risposta. Scusa, era un'interrogazione, non c'ero neanche. Ma non è un certo, non abbiamo discusso, abbiamo detto, noi ci siamo affidati un po' a chi è del mestiere per arrivare a una sintesi semplice. Ecco, ha ragione De Prato, che io condivido tutto quello che ha detto De Prato, ma anche Pazzotta. Quello che mi preoccupa è come vi accusciamo qui questa sera, perché ci sono due ordini del giorno. L'ordine del giorno dell'assessore Galizia e anche le motivazioni che lei ha presentato prima sono legittime, sono condivisibili, così come a mio modo di vedere sono condivisibili le sue discorsi. Però bisogna uscirne. Noi adesso Pazzotta dobbiamo uscire, perché uscire con due ordini del giorno non è che facciamo una gran bella figura, e avete ragione entrambi, perché i numeri che lei ha portato, quello che lei ha detto, sono convinta che sono numeri reali, ti fanno propendere quelle. Ma è anche vero tutto il lavoro che la dottoressa Galizia da 2 anni a questa parte sta portando avanti in conferenza di sindaci su questa azienda unica coordinare lontana, è un percorso, è una cosa, sono due cose, non puoi mettere. Quindi voglio dire, siamo tutti d'accordo su questo. Qui si parla di territorio lontano, quello che dice la Galizia, non parla, si dice, però parla di territorio lontano, e io so per certo che la dottoressa Galizia porterà avanti il commento con le argomentazioni sue, e loro non potranno dire qualcosa di diverso. Il lavoro che sta facendo lei è un lavoro molto più ampio, caro Mauro, e di grande livello, e lungimirante rispetto a quello che sta dicendo lei. Quindi non è vero che noi non abbiamo conosciuto il commento della Carnia, io non accetto che lei ogni volta ce lo dica e lo va a sbandierare anche in piazza, perché non è così. Mi dispiace che lei vada a dire queste cose. Il lunedì mattina, ogni mattina, era quello che con un ordine del giorno, se vediamo altro.